Benvenuti a questo nuovo episodio di MMA Talks Podcast. Mentre la UFC si fa ispirare da una nota canzone di Bennato, pensando, vagheggiando o vaneggiando, secondo dei punti di vista, di organizzare eventi sull'isola che non c'è, noi ci troviamo per questo nuovo appuntamento. Un nuovo appuntamento monografico per così dire, dedicata a un campione di, di questo sport di cui analizzeremo eh, pregi, difetti e successi in 5 match. E eh, come annunciato andremo a parlare in questa puntata di dell'Est-Style Bender Israel Adesania. Come detto, appunto, classici 5 match di una carriera eh, comunque abbastanza breve per il momento, e ancora in corso in UFC. Nel complesso di otto incontri, praticamente ad no, analizzarne la stragrande maggioranza. Tra l'altro, per chi volesse risentire. Lo rivedremo e non lo rianalizzeremo di nuovo A chi volesse sentire l'ultimo match una, La nostra analisi sull'ultimo match Disputato da Desagna La difesa del titolo con Giorgio Romero Può recuperare tra l'altro la puntata eh, Abbastanza recente Dedicata all'UFC UFC 248 Dove appunto potete ascoltare commenti Non necessariamente molto positivi Su quel match appunto L'ultimo disputato da Desagna Quindi andremo invece ad analizzare sostanzialmente I momenti eh, salienti della sua carriera Dal debutto al eh, penultimo match, appunto alla difesa titolata eh, contro eh, Robert Whittaker a UFC 243. Come sempre, formazione completa, come ovvio, in tempo di quarantena. Da questa parte del microfono Stefano Summa, dall'altra eh, Gianluca Failutti, Benvenuto Gianluca. Ciao a tutti ragazzi. E benvenuto anche a Giovanni. Buongiorno. Ciao Stefano, ciao Gianni, ciao a tutti. Come nella scorsa puntata, eh, dedichiamo un breve spazio al commento dell'attualità che veramente sta toccando dei, dei picchi linciani, proprio in termini di fantasia e di, e di qualità delle notizie che, che ci giungono. Eh, le ultime relaz in relazione a UFC 249 e ai futuri eventi dell'Ultimate Fighting Championship parlano di un evento che effettivamente si disputerà eh, non più con la sfida che ormai non si credo che non si fisserà ormai mai più nella storia dell'umanità quella tra Khabib e Tony Ferguson. In teoria il prossimo main event, il main event che sostituirà questa sfida sarà appunto quello tra Tony Ferguson e Justin Gaethje in una località eh, sconosciuta. E eh, per quanto riguarda appunto gli, gli eventuali futuri eventi UFC, da partire dalla UFC 250, Ethan White ha eh, parlato, ha ipotizzato l'idea di prendere in affitto un'isola deserta, anche questa abbastanza identi non è identificabile in termini geografici precisi in questo momento, nel quale appunto eh, organizzare in presunta sicurezza tutti i prossimi eventi in eh, calendario, chiaramente un calendario che rispetto a eh, un mese fa, due mesi fa è totalmente stravolto, sia in termini appunto di organizzazione degli eventi sia nel, nei match eh, che erano originariamente fissati. Insomma, quale impressione avete colto sicuramente di sorpresa, immagino, o comunque anche di stupore e forse anche un po' di ridicolaggine quello per quello che avete sentito in queste ultime ore? Ah, sicuramente c'è un po' di, un minimo di perplessità circa la decisione di Dana White, che sin dall'inizio pare eh, voler a tutti i costi continuare a tenere su FC-249. È una scelta curiosa. È una scelta, se da una parte sicuramente condivisibile, per via della, del business, dello show business che c'è dietro, come anche ha fatto Vince McMahon con la WWE e con WrestleMania. Quindi, eh, il classico The Show must go on. Anche UFC sta abbracciando questo tipo di modello. Se il tutto andrà bene o non andrà bene lo sapremo soltanto dopo, soltanto alla fine. Eh, fatto sta che UFC 249, nonostante l'assenza di importante, pesante, la più pesante, quella di Khabib Nurmagomedov, che ha fatto una scelta, a mio avviso, altamente condivisibile, magari di non partecipare eh, all'evento, anche se lui continua a dire che non è per responsabilità sua se non partecipa all'evento, ma che ha dato piena disponibilità. Invece, UFC ha ormai optato per questa seconda scelta quindi per mandare. Justin Gage contro Tony Ferguson, che qualora dovesse vincere sarebbe campione ad interim per la seconda volta e per la prima volta avremo un campione che non ha mai perso il titolo ad interim praticamente, non, non lo ha mai ceduto in realtà e non ha avuto nemmeno mai occasione di unificarlo. Quindi davanti a, assolutamente ad un unicum che potrebbe riscrivere anche le, le leggi non scritte di questo, di questo titolo che vorrebbe la riunificazione subito a seguito della, della vittoria dello stesso. Da un punto di vista politico, se vogliamo, sociale, la scelta di White è altamente pericolosa. Sicuramente, perché qualora non ci fossero degli ascoltatori o comunque ci fosse qualcuno che non, non abbia ancora chiaro quanto pericoloso sia questo tipo di pandemia che stiamo affrontando, basta leggere i numeri. No? Quindi, eh, se è vero che dal punto di vista del, del business, dello show, dell'intrattenimento soprattutto, e anche perché no, dello sport. Questo sia un evento irripetibile, senz'altro va anche compreso chi è che ha l'idea e l'opinione opposta. Io credo che noi ci schieriamo un po' appunto da, più da questa, da questa parte. Non so se posso parlare per tutti, me lo direte voi. Il gioco, non so se valga la candela, appunto ce lo, ce lo dirà soltanto il futuro, il seguito di, di questo evento. Voi cosa ne pensate? Oh sì, è una situazione abbastanza surreale, cioè, però il fatto è che secondo me in questo momento, in questo dove non c'è niente da guardare di, di sportivo, è chiaro che la UFC aveva veramente grandissimo interesse a promuovere questo evento anche in condizioni diciamo, drammatiche e surreali, quali sono queste? Non so, io sinceramente faccio fatica a comprendere quali potrebbero essere tutte le precauzioni che, che si possono prendere in determinata situazione, o anche soltanto immaginare dove realmente si, può, si, potrà, si potrà fare questo evento. Quindi, non so, è una situazione molto complessa e ovviamente. Unica, cioè quindi non ehm, si fa fatica effettivamente a, ad avere un'idea chiara no? di, questa, di questa situazione. È chiaro che vabbè, eh, se faranno l'evento, insomma, ce, ce lo guarderemo molto volentieri perché è un evento di altissimo livello. Sulla legittimità, ecco, insomma, non, non, non mi saprei esprimere, ecco, non so quali, quali, quali precauzioni appunto possano prendere e in che modo possano garantire la. L'incolumità di tutti, eh, qualora ci riuscissero, per carità, cioè. però, mi sembra ecco molto, molto difficile. Ecco, io vorrei fissare diciamo, due punti a, a riguardo: una, poi su una cosa di, eh, che ha detto Giovanni, eh, parto da, in realtà da una cosa che ha detto Gianluca. Quella dell'idea che eh, in questo momento, come effettivamente, è così, non ci sono eh, altri sport e quindi non ci sarebbe concorrenza. E, e da un certo punto di vista, organizzare eventi potrebbe anche porre la UFC in una posizione di straordinario vantaggio rispetto a condizioni normali. C'è da dire, però, che eh, al momento chi Soprattutto nel rato del wrestling, insomma, quello eh, profession, wrestling professionistico, chi ha organizzato eventi, chi ha messo in scena degli spettacoli televisivi, nello specifico la WWE e, e l'altra concorrente, forse un po' meno nota al pubblico italiano, ma che comunque ha una certa visibilità a livello americano e IW, non hanno avuto questi grandissimi ascolti eh, rispetto al solito, eh, perché in buona parte eh, lo scenario televisivo, e qui parliamo di televisione. Non pay per view, quindi eh, sì, quella a pagamento cable, no, eh, però non, che non richiede il pagamento di un pay per view. Eh, la maggior parte delle persone comunque in questo momento sta guardando, per la maggioranza, prodotti televisivi informativi, insomma, eh, trasmissioni che in qualche modo eh, si stanno occupando nello specifico di quanto sta succedendo, no? cioè le persone vogliono. Più in questo momento aggiornarsi su quanto succede e non sembra che ci sia questa grandissima spinta a vedere eventi di intrattenimento. Magari diversi dal solito solo perché non ci sono le loro abituali alternative. L'altro aspetto poi è che il paragone con la WWE e il wrestling in generale professionistico regge, ma fino a un certo punto: nel senso che il wrestling non è, non è regolamentato dalle commissioni atletiche. Quindi, sostanzialmente, se un privato cittadino, o comunque una privata azienda come è la WWE ha a disposizione un cosiddetto performance center, quindi un'arena proprietà che, nella quale può sostanzialmente fare quello che vuole e non ha eh, l'obbligo di una commissione atletica che deve sanzionare i propri eventi eh, in questo momento può effettivamente farlo poi che lo debba fare o meno e che sia stato giusto o meno in ogni caso pur avendo la possibilità di farlo di organizzare WrestleMania in due notti eh, è un qualcosa di assolutamente dibattibile però di fatto a livello legale lo può fare la UFC in teoria non può organizzare eh, in questo momento nella maggior parte degli stati americani eventi Commissionate dalle, gioco di parole, dalle commissioni atletiche. Questa situazione di fatto sta riportando la UFC eh, indietro. Fino al 1993-1994, quando di fatto le MMA erano uno sport, non era neanche uno sport riconosciuto, era un qualcosa di illegale, un'attività illegale che veniva magari bandita in uno stato e poi doveva trovare subito un'arena nel giro di una notte scarsa in un altro stato che le permettesse di organizzare dei eventi. Stiamo tornando indietro tutto il lavoro che è stato fatto. Nel corso dei decenni, da parte nello specifico della UFC, di eh, legittimizzare lo sport attraverso le commissioni atletiche, tutta la solita manfrina corretta di fatto, che si è ripetuta del fatto che le, la UFC opera in base alle disposizioni che vengono date dal governo, in questo caso, invece, stiamo tornando indietro a uno stato brado di, di questo sport. Io non so se nel lungo termine, per il, la necessità di un guadagno immediato, che ha tutta una serie di ragioni, anche abbastanza comprensibili a livello economico. Possa essere un vantaggio a lungo termine forse all'attenzione dell'opinione pubblica abbastanza ampia più ampia possibile, come la, la lega che è sportiva che è di fronte alla sostanziale evidenza dei fatti, non solo in Italia, ormai anche negli Stati Uniti, della pericolosa del coronavirus, decide comunque di organizzare degli eventi solo perché the, the show must go. On. Non lo so, cioè, mh, tutto questo mi lascia insomma, abbastanza starefatto, posto che forse anche in maniera un po' ipocrita, bisogna ammetterlo. se Effettivamente io si sì, 240 se li dovesse organizzare, molto probabilmente ci troveremo qui a commentarlo. Quindi c'è anche da dire questo. però onestamente, eh, non per farne una questione di sensibilità o di morale tutto il resto, però, onestamente, se non si organizzassero eventi per un buon, un buon periodo di tempo, sarebbe meglio onestamente. cioè non, Ne possiamo fare onestamente a meno. Almeno dal mio punto di vista, se ne faremo una ragione so. esatto. Non so come, cosa ne pensate voi di questi aspetti. No, no, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Io lo penso esattamente. Che la salute che... viene prima di tutto. Come se lo fanno, che so, per... ovvio che... Cioè... Lo guarderemo. <ride> <ride> Però, eh... Poi, vabbè, certo, per, che difficile... per quello che ne sappiamo noi, sicuramente, cioè, dovendoci attenere giustamente alle... ai consigli medici, quello che sappiamo è che è una, una roba piuttosto pericolosa, no? quella a cui si sta giocando praticamente. Beh, diciamo che mh, la priorità in questo momento è ovviamente la salute. Per Dana, insomma, anche il business, quindi eh, a un certo punto non lo so. Mi sembra che metta davanti ovviamente i suoi interessi particolari, davanti a una situazione drammatica e che forse può mettere anche a rischio qualcuno. Quindi. Non so fino a che punto ci si può spingere in questo senso, e soprattutto non so fino a che punto appunto si può garantire delle misure che tutelino i soggetti coinvolti, ecco. Eh, tenendo conto pure che puta caso un fighter o una, una persona nell'arena, in fant questa fantomatica arena, in questa fantomatica isola, dovesse contare il virus, anche a livello legale, se volesse fare una causa, se potesse fare una causa nei confronti della UFC magari potrebbe avere anche delle basi, cioè comunque mette anche un rischio legale sulla UFC eh, di non di poco conto, posto che eh, se uno insomma, firma un contratto sa quali sono le condizioni, eh, si assume anche in un certo senso il rischio, però anche da questo punto di vista non è una, insomma, è una complicazione nella complicazione logistica di tutto questo non, non secondaria. Sì, anche perché poi non è tennis, cioè il contatto in questo sport non manca, quindi cioè, è difficile, no? Insomma, è... poi vanno tutti i tamponi, cioè io non capisco quale sia proprio la procedura, ci sarà la procedura standard che, cioè, che fa da garanzia, eh, non so, mh, è una, appunto una situazione veramente mh, quasi grottesca. <ride> sì, insomma... Eh sì, insomma, vedremo sicuramente, avremo, ci saranno degli sviluppi nel, nei prossimi giorni, ma direi anche nelle prossime ore, visto che di fatto comunque l'evento dovrebbe essere tra pochi giorni, tra, tra una decina di giorni scarsa, quindi se, come sembra, al rigore di logica tutto questo non dovrebbe, non dovrebbe svolgersi, se invece eh, la logica dovesse essere definita e questo evento dovesse svolgervi, sicuramente avremo modo di commentarne gli eh, sviluppi. Peraltro, Vettori la settimana successiva no? dovrebbe combattere, a quanto si è capito, nella Robertson. stessa location sì, sì. Sì. contro Carlo Robertson. Magari ci può anche dire qual è questa fantomatica location a questo punto, visto che... <ride> <E> magari <ride> lo contattiamo. <ride> eh, infatti, ce lo facciamo dire in segreto, assolutamente. Direi a questo punto di entrare nel vivo della puntata e eh, iniziare ad analizzare la carriera di Israel Desagna che avrà anche, mh, insomma, un nome che è stato appena citato un tocco di Marvin Vettori ma eh, ci arriveremo a tempo debito iniziamo con l'esordio nell'Ultimate Fighting Championship da parte del neozelandese di eh, origine nigeriane avvenuto a UFC 221 il febbraio del 2018 contro Rob Wilkinson Esordio nel continente di origine di entrambi, in particolare di Adesania eh, a Perth in Australia, l'esordio nel quale Adesania si presentava come in una posizione non necessariamente originale, nel senso che si sono visti anche in tempi recenti diversi eh, kickboxer o comunque atleti che hanno avuto successo nella kickbox eh, debuttare in eh, promotion di rilievo a livello internazionale, non solo UFC, anche Bellator. In realtà, Adesania aveva comunque svolto un suo eh, percorso in altre promotion inferiori a livello eh, particolarmente in, in Asia e anche in Australia, eh, questa era già una, presentava una prova molto importante eh, per vedere appunto se l'hype che si portava dietro al mondo della kickbox dove, avuto, dove aveva avuto successo in particolare nella promotion Glory, eh, poteva avere sostanza anche nella top promotion mondiale a livello delle mix martial arts, diciamo, i risultati eh, hanno subito insomma, dato risposta Affermativa in questo senso, già dal suo primo match vinto eh, per TKO dopo 3 minuti e 37 secondi nel secondo round, eh, primo bonus già al desordio di performance of the night ottenuto da Desagna. Che eh, in questo incontro, eh, in un certo senso, già. Ha fornito una risposta a quella che poteva essere una prima domanda: un primo dubbio su come si sarebbe comportato nel mondo delle mix martial arts in generale e in particolare negli O.C., in merito soprattutto alla sua difesa di Takedown. Che può essere un aspetto sul quale ci si può immaginare che un kickboxer di natura possa non essere maggiormente ferrato. Invece, l'esperienza raccolta nelle, nelle minors asiatiche e oceaniche, eh, in un modo o nell'altro, è stata sufficiente già per presentarsi al primo appuntamento nell'ottagono con una buona difesa dei takedown, messi in mostra già. Questo primo match eh, di fronte appunto ai tentativi di Wilkinson di buttare subito eh, la sfida sulla, sulla lotta a parete e sugli sviluppi eh, a terra, successivi a terra. Insomma, Desagna si è da un lato difeso molto bene, insomma, eh, per essere un debuttante sotto questo punto di vista, e dall'altro ha, ha fatto già vedere, eh, non a, a, al massimo fulgore, diciamo, però ha già fatto intravedere quali sono le sue doti di eh, striker molto elusivo dal punto di vista difensivo e molto efficace. E, nel colpire dalla distanza, non sfruttare appunto il suo notevole allungo e nel secondo round eh, nella sua ferocia nel dare segno con diverse combinazioni di colpi, con diversi colpi in serie eh, a bordo parete, quelli che sono stati eh, decisivi appunto per la conquista della vittoria in questo incontro desordine in UFC. Gianluca, come sempre, il match di debutto è una, un paradigma eh, di quello che poi eventualmente andremo a vedere negli ultimi match. Eh, quelli decisivi, insomma quelli più importanti della carriera dei fighter che abbiamo già analizzato in queste puntate, sia all'esordio che immagino tu abbia visto eh, all'epoca, sia rivedendo questo incontro, ti immaginavi insomma già un adesagna comunque, non dico già completo perché comunque ci sono alcuni aspetti su cui è successivamente migliorato e ancora dei margini di miglioramento ancora adesso, però ti immaginavi già un adesagna già... Con un pacchetto così eh, poliedrico, diciamo, di, di doti, tenendo conto comunque che il suo forte è chiaramente lo striking in piedi, e anche in questo match lo si è visto. Guarda, Ste, ti dico, io in realtà rimasi immediatamente molto colpito da Designa Tant'è che scrissi un pezzo che si intitola Danzare nell'ottago, lo trovate sull'ultimo uomo. E eh, in realtà mi aveva impressionato, oltre al fatto che il suo grappling difensivo ne dà una manifestazione straordinaria contro Wilkinson, perché nel primo round spende tutte le sue energie per tenerlo a terra, per portarlo a terra, ma Design è fortissima a difendere i takedown, ha un grappling proprio naturale eccezionale, favorito anche da una fisicità veramente notevole. Poi anche la capacità, una volta che finisce magari schiena a terra, di rialzarsi, di concedere pochissimi colpi, cioè il suo grappling difensivo è di un livello altissimo. Ma un'altra cosa che forse mh, appare abbastanza chiara già dal primo match... È il suo stile molto rilassato molto a grande padronanza cioè si capisce che, che è un fighter che ha mh, la giusta personalità per, ha già dall'esordio molto lucido molto, sempre molto in controllo durante il match e poi una velocità delle misure impressionanti eh, però ecco forse nel primo match i due elementi che, di maggiore spicco che emergono sono da una parte appunto la rilassatezza e, e quello stile anche molto aggraziato, cioè il fatto del appunto. Io parlavo di danzare nell'ottagono perché c'è veramente una grazia nei suoi movimenti, una fluidità che hanno pochi, pochi fighter che forse già contraddistingue quello che può essere un, un futuro campione. E poi, appunto, come abbiamo detto, il grappling difensivo perché da un fighter con un background di quel tipo era difficile aspettarsi. Una qualità così alta in quella, in quella specifica qualità. Ecco. Io sono molto, molto d'accordo con Gianluca, però riguardando il match col senno di poi, quello appunto contro Rob Wilkinson, mi sono accorto che forse è Wilkinson a sorprendere di più, perché nel corso del primo round fa esattamente quello che io credo serva per limitare un fighter estroso ed eterogeneo come può essere Israele Adesanya. Lo dissi fin da subito Che secondo me Gianluca ci aveva visto giusto Adesania era un contendente Veramente veramente pericoloso e valido Per la corona dei pesi medi E così poi effettivamente è stato Quando lui esordisce in, in UFC ha, ah, come hai detto tu giustamente prima Una Non molto breve Una giusta esperienza Nelle, nelle promotion australiane, asiatiche e quant'altro Ma ha già affrontato dei fighter Che comunque sono molto meritevoli Ultimo ma non meno importante è Melvin Guillard eh, che gli aveva dato del filo da torcere praticamente due match prima di entrare in, in uh, UFC. Lui l'aveva messo KO al termine del, del primo round. Praticamente, ecco quando entra nel, nell'ottagono con Wilkinson, nel momento in cui lui concretizza la vittoria nel corso del secondo round, si gira e mh, fa un'espressione come a dire poteva andare meglio no? perché si aspettava magari una battaglia più semplice contro, contro Wilkinson. Lì, eh, secondo me, capisce. O meno, che cos'è il cosiddetto livello UFC? Ne abbiamo, parlato, ne abbiamo parlato tante volte. La UFC, essendo la promotion di punta, la, la più grande promotion che ci sia in circolazione in questo momento nelle MMA, può dare quello che è il livello massimo, può stabilirlo, quindi lo stabiliscono loro qual è il livello UFC. No? Adesania dimostra da subito di essere adatto, riuscendo comunque a. Contravvenire alle difficoltà che gli vengono create da Wilkinson, un'altra cosa alla quale ho prestato parecchia attenzione è stato il fatto che ogni volta che i due entrano in clinch, Wilkinson è chiaramente favorito, riesce a spingere eh, Adesania a spalle a parete, lo mette in difficoltà, ma ogni volta che Adesania riesce a mettere l'Hunderuck ribalta da subito la situazione e crea la distanza. Quando crea la distanza, la cosa che mi ha colpito di più è che Wilkinson, pur essendo nel suo fra virgolette. Eh, habitat naturale, che è quello magari del Grappling, in quel momento è più stanco. Già annaspa, respira a bocca aperta, è chiaramente in difficoltà contro la fisicità di, eh, di Adesania, che pur non essendo un, un grande wrestler, riesce ad avere un livello difensivo davvero di livello altissimo. Ma questo lo vediamo anche contro Vettori, che secondo me insieme a Romero. Che non ha voluto utilizzare magari il, il, il suo wrestling per scelta, però è il miglior wrestler contro cui va, va a sfidarsi Adesania. Avendo battuto degli striker comunque di primo ordine come Anderson Silva, seppur non nel suo massimo splendore, io credo che, che possiamo dire che Adesania in questo momento. È probabilmente quello che può, essere, che può rappresentare l'atleta quasi perfetto, no? il fighter quasi perfetto, quello che ha il wrestling difensivo, che gli consente di sopperire agli attacchi degli avversari molto più forti, e anche una, un livello di striking che è non uno, ma due gradini più in alto degli altri. Ricordiamoci che da questo punto di vista, a parte il nostro Vettori che aveva fatto un lavoro eccelso, secondo me, di limitazione delle distanze, l'unico che è riuscito a mettere in difficoltà da questo punto di vista, Desani è stato. Che è il Vingas, compagno d'allenamento sì. di, Madonna, di Vettori, Joe, sono peraltro. molto d'accordo con questo discorso che fai, nel senso che volevo proprio aggiungere per chiudere questo match, è evidente e non sarà evidente soltanto in questo match la differenza di dispendio di energie, cioè eh, ad nel primo round, si vede che spende veramente poco rispetto a Wilkinson, che invece spende tantissimo per cercare di portarlo a terra. Spesso lo vedi talmente rilassato nello stile, che è anche poco dispendioso. Cioè, e lo rivedremo anche poi in seguito. Eh, vedremo che l'avversario deve spendere molto di più, deve fare molta sì, più sì, fatica sì. per arrivare a. Sì, non si iperestende mai, per non va mai un movimento, un colpo eh, vuoto, non, non glielo devi fare mai praticamente. Sì, e anche quando si difende dalle fasi di grappling, non sembra fare così grande fatica. Cioè, non so, è come se. È una molla a terra, sempre... se lui ha lo spazio per muovere le gambe riesce a mettersi in piedi praticamente subito, poi se ha l'aiuto della gabbia dietro gli viene ancora più facile, l'ho visto appunto nel match contro Wilkinson, eh, cioè riesce praticamente lui, in un... per questo i suoi avversari cercano secondo me contro di lui di annullare totalmente le distanze, perché se lui ha un minimo spazio, riesce a perfezionare quello che vuole fare e si riporta in posizione retta da subito, da lì è molto più difficile attaccarlo. È così. E come detto appunto uno dei fighter che diciamo, ha contribuito alla curva di apprendimento di Israel Design all'interno dell'Ottagono UFC dopo questo esordio eh, di successo ma non con insomma, anche aspetti di difficoltà contro la è stato eh, appunto il nostro connazionale Marmi Vettori, che nell'aprile del 2018 a uh, UFC Glendale Arizona costrinse per così dire adesania a sì una vittoria eh, insomma a una vittoria eh, per certi aspetti eh, voglio dire mutilata però di minor pregio per certi aspetti rispetto alle altre ottenute in UFC una vittoria per split decision cartellini furono 29-28 28-29, 29-28 tra l'altro l'unico match in cui eh, adesania non ottenne un qualsiasi tipo di bonus né Fight of the Night né Performance of the Night questo per dire appunto il livello di difficoltà nella propria resa no? nella propria svolgimento pieno della propria performance al quale lo ha costretto il nostro connazionale che di fatto forse per certi aspetti ha fornito al suo compagno di team Gaslum in, in alcuni dettagli una sorta di Modello su come affrontare in maniera efficace Adesanya andandolo eh, a pressare già dai primi round eh, in maniera molto decisa, eh, un po' come Vettore ha sempre un po' fatto no? negli, ultimi, negli sviluppi recenti della sua carriera, sì, andare sempre molto a testa bassa, molto deciso nelle fasi di ingaggio e eh, nello striking in piedi, eh, e nel terzo round trovando anche con una notevole un'ammirevole insistenza eh, fisica e tecnica mentale i takedown eh, che, hanno messo che, che hanno messo a terra eh, il neozelandese nell'ultimo round in termini di di spendio l'aspetto di cui parlavamo prima di Wickinson anche in questo caso Adesanya è riuscito a superare Vettori anche in questi termini di, di capacità di tenere delle energie per gli ultimi round perché di fatto sì è vero che Vettori ha messo i segni di takedown ma eh, è mancato forse gli è mancata forse l'energia per poter capitalizzare quelle occasioni a terra di controllo a terra di, di controllo della top position a terra successiva ai takedown eh, che avrebbero effettivamente ovviamente avrebbe potuto anche giocare un brutto scherzo a Desagna, che Desagna però è riuscito a scamparla, diciamo, eh, perlomeno non dico per rotto della cuffia, però poco ci manca, e riuscire a proseguire in maniera soddisfacente il suo percorso in UFC. Giovanni, di solito questo match, soprattutto da parte italiana, ma devo dire anche per eh, alcuni commentatori americani. Questo match viene riconosciuto come uno dei test più eh, sofferti, uno dei test più complicati nella carriera di Adesania. Ti chiedo, non c'è forse un po' di tifo italiano in queste considerazioni? Ritieni che comunque oggettivamente eh, Vettore sia stato uno dei, dei degli avversari più duri eh, di Adesania e? Ritieni che effettivamente questa, anche col senno di poi, anche tenendo conto delle sfide successive, sia comunque uno degli incontri in cui si è visto ad soffrire un po' di più rispetto al proseguo della sua carriera. Ma guarda, Stefano, intanto mi preme di, di dire una cosa molto importante: secondo me questo è il match che segna. La vera trasformazione di Vettori in un motore diesel, nel senso che se inizialmente lui dava tutto praticamente nelle prime riprese, finendo poi per subire quelle solite critiche di arrivare, passatemi il termine scoppio, alla terza ripresa, comunque i championship round, da questo match in poi Vettori dimostra di eh, riuscire a trasformarsi in una macchina che va increscendo nel corso delle riprese, secondo me. È proprio il match contro Adesania che segna questo trend per, per Marvin, che poi nell'ultimo match contro Sanchez è sembrato una macchina davvero, perché è partito in sesta ed ha concluso in sesta. Eh, quindi io direi che non c'è molta italianità nel dire che, che Marvin è stato, a mio avviso, la seconda prova più testante, più probante per. Uh, per Israele e La prima è stata il suo compagno, appunto Kelvin Gastelum, che è andato piuttosto vicino più di una volta, eh, sia a finalizzare che comunque a mettere in, in serissima difficoltà Desania. Ricordiamo anche Izzy come riesce ad uscire eh, poi dalla quinta ripresa. Il suo volto racconta una storia, la storia del match. No? Paradossalmente i match contro Robert Whittaker e io e Romero sono stati più semplici. Per Adesania rispetto a quelli contro Marvin Vettori e, e Kelvin Gastelum, questo perché eh, l'insieme delle qualità probabilmente dei due atleti li rendono dei perfetti fighter 2.0. Che magari, ecco, Vettori magari eccelle nel controllo della posizione nel wrestling. Gastelum è invece è più esperto nel controllo delle distanze in striking. Secondo me è molto pulito, al di là di quello che dice il suo fisico, è rapidissimo è chirurgico con i colpi, ha un pugilato davvero estenuante per gli avversari riesce a mettere a segno colpi veloci, precisi e anche molto potenti ecco l'estremizzazione di queste due qualità si sono venute a confrontare con quelle di, di Israel Adesanya che è altrettanto bravo nello striking più bravo probabilmente di Gastelum mentre non è più bravo nel contenimento probabilmente rispetto a Marvin Vettori sono state esposte probabilmente quelle che sono le, le qualità meno sorprendenti di Adesania no? e quindi eh, contro Vettori, appunto la, la, il wrestling, il combattere a distanze estremamente ravvicinate, quindi eh, essere costretto a trovare la soluzione in degli spazi molto ristretti. Contro Gastelum la stessa cosa dal punto di vista dello striking, perché Gastelum ha pressato e appena. Ha avuto un minimo di stanchezza verso, cioè nelle battute poi finali, nel quarto, quinto round, Championship Rounds, ancora più che nel terzo, no? che è quando è iniziata l'ascesa poi di, di Adesanya. Al momento in cui Gastelum cale il ritmo, Adesanya trova distanze e tempi giusti per poterlo abbattere quasi totalmente. Arriviamo alla fine del quinto round che. Se ci fosse un, un round in più sarebbe più contento Adesanya di farlo rispetto a, a Gastelum, che invece lo ha sofferto molto di più, appunto, nell'ultimo. Eh, secondo me, sì, sia Vettori che, che Gastelum sono stati gli avversari più probanti in assoluto nella carriera di, di Izzy. Sì, sono d'accordo, però dico anche una cosa: se il momento in cui abbiamo visto più in difficoltà Adesanya è stato nel match contro Gastelum perché eh, a un certo punto addirittura a fine quarto round prende una high kick e lo sente. E forse Gastelum lì fa l'errore poi di cercare il take down di cambiare livello piuttosto che aggredirlo con i colpi. Quindi ha avuto anche per la prima volta in quel match un momento dove forse ha rischiato. Con sì. Vettori non rischia molto a Desagna, però il fatto è che con Vettori è sicuramente il verdetto più, più risicato, perché alla fine la vittoria con Gastelum per quanto è stato un match pazzesco, forse il match più bello dell'anno, però eh, la, la vittoria dei designer, secondo me, è abbastanza chiara, soprattutto perché sono arrivati sono forse con, anche con me. due round pari. Al quinto, e poi il quinto, però l'ha vinto nettamente a Desagna. Sì, 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 tre sì. volte knockdown a Gaston. D'accordo, quindi... d'accordo. Eh, invece, Vittorio ha offerto. A... Allora, è stato molto bravo e molto attento. Lui, innanzitutto, aveva qualche problema di guardia inizialmente. Mentre nel match con Adesagna, da questo punto di vista, fa un match perfetto, concedendo pochissimo il counter striking di Adesagna, che è forse la qualità più grande che ha eh, il campione dei pesi medi. Ecco, forse Vettorio aveva già fatto vedere qualcosa a livello di tenuta e di cardio già nel match contro Akhmedov, mi pare che fosse precedente. Assolutamente. Sì, e poi qui però fa vedere una tenuta molto costante, molto continua. Secondo me Adesanya non aveva mai trovato un fighter e questo forse può essere un fattore, cioè questo può soffrire Adesanya, che mentalmente ha la, la determinazione che hanno i vettori e i Gastelum cioè nonostante ci fosse il rischio di aggredire Adesanya perché come abbiamo detto i suoi colpi di incontro sono pericolosissimi avere un ritmo alto eh, rispondere colpo su colpo tenere sempre alto il ritmo senza essere per forza troppo aggressivi in questo senso allora Vettori ha alzato il livello della competizione e Adesanya ha fatto fatica se vogliamo io credo che i round più chiari sono il terzo a favore di Vettori e il secondo a favore di Adesanya il primo è molto equilibrato sì, forse magari può starci la vittoria ad Esagna, qualcosa in più può aver fatto. Ad Esagna, quando non gli si dà tanto ritmo, come abbiamo detto, e poi sarà l'apoteosi nel match, cioè sarà l'emblema più chiaro nel match contro Romero, se non gli dai tanto ritmo, eh, fa fatica a trovare il suo. È un fighter che se non viene veramente aggredito, poi a volte fa un po' fatica ad imporre il suo dominio. Ha grandi letture e... del match, secondo me, delle qualità dell'avversario. Cioè lui riesce a, a, a esporsi e a dare il meglio di sé soltanto, come dice Gianluca, quando viene aggredito. Sì, perché l'avversario guardingo a volte lo costringe a usare molti leg kick, a essere anche lui molto molto attento, molto conservativo. Accorto, ecco, sì, è eh, vero. Accorto, che disegno possiamo dire una cosa. È un fighter estremamente aggraziato e anche sublime nel gesto tecnico, ma non per forza sempre spettacolare nel suo complesso. Cioè, in questo senso, se vogliamo, può anche ricordare un po' Macida: cioè, veramente nel gesto tecnico forse raggiunge livelli di bellezza quasi inarrivabili. Ma nel suo complesso a volte i suoi match sono fatti anche di molta attesa, molta... non sempre di aggressione, non sempre di spettacolo. È un fighter che vuole vincere, molto attento, conservativo, cioè eh, in questo senso. E forse il match con Vettori già lo fa scorgere in questo aspetto. Un incontro invece, eh, sostanzialmente quello successivo, che andremo a eh, commentare, non necessariamente in termini cronologici, visto che nel mezzo c'è la fermazione contro Brett Tavares e quella contro Derek Branson. È l'incontro per certi aspetti generazionale per così dire contro Anderson Silva disputato nel febbraio del 2019 a UFC 234. Incontro anche questo vinto per decisione unanime nel, in quel di Melbourne in Australia. Un match nel quale si diceva appunto che Design ha una certa natura conservativa, qui un po' per forza di cose, avendo di fronte diciamo una sorta di maestro di questo suo stile di lotta. Si è dovuto un po' snaturare per certi aspetti in alcuni frangenti, ha dovuto essere lui quello che ingaggiava per primo, insomma, che cercava di sferrare il primo attacco eh, nei, nei primi confronti in piedi al centro dell'ottagono. Tutto sommato, insomma, per buona parte dell'incontro l'ha fatto anche abbastanza bene, esponendosi però e qui insomma questo può essere magari un limite che perlomeno ha fatto vedere in quel periodo di tempo che può anche essere presente in questo periodo storico. Si è esposto anche qualche colpo all'interno, diciamo, nel, nella tasca, per così dire, nel ravvicinato eh, da parte di Silva. Che probabilmente in quell'epoca e, e ancora oggi non ha più la, la, la potenza, non ha più la pericolosità eh, di una volta. Però, di fronte a un altro avversario, alcuni dei colpi incassati potevano essere molto pericolosi. Eh, potevano portare a conseguenze più gravi di quelle che hanno portato contro il eh, brasiliano. Giovanni, oltre all'aspetto tecnico, anche all'aspetto generazionale nel confronto tra quello che poteva essere un quello che si poteva identificare insomma, come una sorta di confronto tra maestro e allievo, anche se non sono direttamente appartenenti alla stessa palestra, non hanno avuto gli stessi allenatori. Però per certi aspetti molti li hanno paragonati e in parte l'abbiamo fatto anche noi nella puntata scorsa Anderson, riguardante Anderson Silva. Abbiamo citato insomma questo paragone almeno naturale che viene con Adesania. Che impressioni, diciamo, sia da questo punto di vista, sia quello tecnico sia quello appunto, generazionale, ti ha dato questa, questa sfida, vedendola e rivedendola in particolare? Ma assolutamente quella del passaggio di testimone. Anderson Silva sicuramente non era al suo meglio quando ha affrontato Israele, Adesanya. ciò nonostante, ha fatto una prestazione senza infamia nell'Ode. La... La descriverei: ha tentato di tenere la distanza ottimale per non farsi aggredire, anche se in realtà non credo ci fosse il, il pericolo concreto che Adesania accorciasse troppo le distanze, anche perché in clincio comunque Silva è una brutta bestia, non è una, un avversario facile, mentre dalla distanza è riuscito ad imporsi senza nemmeno troppe difficoltà. Si vede proprio che in questo match. Che i riflessi di Silva, la potenza, il colpo da KO sono inevitabilmente in calo per una questione proprio eh, fisiologica da parte del ragno. È ovvio che non lo so, mi ha fatto quasi tenerezza vedere un match del genere perché, secondo me, ci sono fighter come lo, come lo è stato Derek Branson, come lo è stato anche Israele Adesanya, che hanno mostrato. Talmente tanto rispetto verso Silva da non volerlo più di tanto affondare. Ora, non sto cercando di dire che questa gente si sia limitata, ma che ha fatto il minimo indispensabile per superarla nel ritmo e quindi tentare di avere la vittoria in mano senza, eh, senza neanche rischiare se vogliamo perché Silva comunque sappiamo che anche con un colpo può far secchi ancora gli avversari sebbene l'ultimo match quello contro Gerard Cannonier racconti benissimo la, il finale di una parabola discendente che inevitabilmente sarebbe prima o poi finita così alla luce di, di tutti i match persi da Anderson Silva nell'ultimo periodo il calo è evidente, è davanti a tutti. È un peccato averli visti in queste condizioni perché, comunque, Adesania ha sempre 30 anni. Li avessimo visti cinque anni fa uno contro l'altro, sono sicuro che il match sarebbe stato molto, molto più esplosivo. Eh, così è stato quasi, quasi un match d'accompagnamento per Anderson Silva alla porta. Ma se non altro, sì, dal punto di vista etico-morale, ha sicuramente il sapore del passaggio del testimone. Sì, devo dire però che in questo caso, io rivedendo il match, secondo me Silva, la sua età, ha fatto veramente un figurone. Si è fatto rispettare soprattutto, secondo me, in virtù della sua personalità. Cioè, quello che a Desagna non è riuscito a scalfire è proprio mentalmente Silva. Silva è sempre rimasto... Nel match, per tutte e tre le riprese, forse emblematico anche dello stile di Adesania, è che il suo miglior momento l'ha avuto quando Silva lo ha rincorso in modo un po' scriteriato nella prima ripresa e Adesania lo ha incrociato con un colpo pesante d'incontro che quasi lo mandava a knockdown. Poi quando Silva ha continuato con intelligenza e anche un po' sfruttando appunto la sua personalità, quando lo invitava a venire a parete, lui non ci andava, quando... cioè insomma è riuscito a contrastarlo da questo punto di vista e se vogliamo invece dall'altra parte, dall'altro canto ha fatto vedere che a Designa manca ancora di questa personalità dominante che Silva invece aveva sempre avuto. Ecco Silva da campione non avrebbe fatto mai un match del genere secondo me contro una desagna, cioè a volte fa fatica ad imporre un dominio che la discrepanza fisica avrebbe richiesto in questo match. Cioè eh, la differenza di velocità, di fisicità e tutto avrebbe secondo me fatto pensare che a Desagna dovesse imporre un dominio più netto, anche mentale, al match. e Invece secondo me, per carità, lo vince nettamente e come abbiamo detto è un, un fighter conservativo, cerca di, di contenere anche i rischi. Però forse, anche vedendo poi i match successivi di Silva e quello poi che, che è Silva a quell'età, la Desagna io mi aspettavo una, una prestazione più dominante. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo io con, con Gianluca. È proprio quello che dicevo prima, cioè quasi rinunciatario alla fine nel, nell'assestare i colpi decisivi. No? Che, ripeto, non voglio dire che eh, si sia fatto un eccesso magari di, di rispetto per Silva. Si parlava di questo tendenzialmente in quel periodo. No? Magari non, cioè, avendo la consapevolezza di aver vinto il match non ha affondato, come dice Gianluca. Silva, secondo me, non si sarebbe mai speso diciamo, nel fare una, un match del genere oggi Adesania magari non lo farebbe nemmeno sapendo che rischia di perdere affonderebbe o magari no abbiamo visto l'evoluzione di mentalità di, da campioni come anche John Jones nelle ultime fare eh, due, due prestazioni contro Tiago Marrete e contro Dominic Reyes che c'è cioè, stento a definire buone eh, sono delle, delle prestazioni altamente risicate che Vengono fatte per non perdere, più che altro per conservare la cintura, anche se dobbiamo riconoscere senz'altro la bravura dei, dei suoi sfidanti, però poi il rischio con l'appagatezza, secondo me, è che appunto escano poi prestazioni del genere. Sì, contro un avversario che si chiude, lui spesso cerca di usare moltissimo i calci, no? infatti, vedevi la postura molto anomala di Silva che si riparava dai calci al corpo. Come a volte fa fatica a trovare eh, delle soluzioni diverse che, che possano renderlo più efficace? Ecco, è un fighter essenzialmente che forse fa, soprattutto della fase difensiva, dell'elusività e di tutte queste cose, il, eh, il suo maggiore punto di forza. Perché se tu lo attacchi col grappling, lui è un grappling difensivo devastante, se lo attacchi con lo striking, ti esponi troppo. Lui è uno dei migliori counter striking, io credo forse non a livello di Silva, ma, ma tra i migliori che, che, che la storia dell'MMA abbia mai visto. E, e quindi è un fighter molto difficile da attaccare. Quando è lui a attaccare non sempre ha la personalità e la creatività, e devo dire più la personalità che la creatività per essere così efficace. Benissimo, sono assolutamente d'accordo, non, non ho niente da aggiungere ripeto, quello che abbiamo visto oggi secondo me l'adesania la migliore che abbiamo visto è quello contro Robert Whittaker parliamoci chiaro eh, ed è effettivamente quello più d'impatto probabilmente dopo il match d'esordio no? e dopo il match contro Derek Branson anche, che di nel quale ha fatto un sol boccone de del suo avversario ma anche contro Whittaker ha fatto la stessa cosa secondo me la condizione mentale con cui Adesani approccia i match è probabilmente la sua qualità più importante e quella più determinante anche sì, sì, sono pienamente d'accordo. Prima di appunto questa performance eccezionale disputata contro il match contro Robert Whittaker, c'è il già citato eh, match vinto. Match spettacolare vinto eh, contro Cadine Gastrum nell'aprile del 2019 a UFC 236. Eh, Altra vittoria per decisione unanime e conquista del titolo interim della UFC a Middleweight. Un incontro che insomma rivedendolo eh, all'epoca, insomma, era. Stato nominato, era sicuramente uno dei, dei, degli incontri eh, più indicato dagli incontri dello scorso anno, del 2019, come, come Fight of the Night, eh, Fight of the Year. Scusate, e eh, anche rivedendolo, insomma, non ha perso alcunché della sua. Eh, spettacolarità del suo fascino. Tra certi aspetti per trovare un paragone immediato, anche se con eh, caratteristiche diverse, può ricordare magari il match recente con la Jan e Zhang eh, per la, eh, se non altro per la proterbia di entrambi i fighter nel andare a segno con un buon ritmo per tutti i cinque round, eh, nel eh, andare avanti con il loro incontro, nonostante i vari knockdown sia da una parte che dall'altra, nel non mollare, nel non alzare. Il piede sull'acceleratore eh, per tutti i 25 minuti. Eh, questo, insomma, questo è l'aspetto che rende forse questo incontro eh, spettacolare, sia che lo ha reso spettacolare eh, in presa diretta e lo rende ancora spettacolare eh, rivedendolo, diciamo, dopo averlo rivisto col senno di poi. Gianluca, per certi aspetti, è già, è già stato citato questo incontro e alcuni aspetti tecnici sono già stati analizzati. Provo a affrontare un attimo questo incontro anche da un punto di vista diverso, diciamo, di, cioè di analisi completa del, dell'atleta, del fighter Israel Adesania. Tu hai sottolineato più volte, sia la eh, scorsa settimana e in questa puntata, il fatto che eh, Adesania, eh, forse sia eh, a dispetto della, di ciò che fa traspar trasparire nel, nel suo comportamento fuori dalla gabbia, sia forse un fighter più efficace che spettacolare di per sé. Questo però comunque è un incontro eh, spettacolare che eh, tanti fighter comunque non, non sarebbero in grado di avere per certi aspetti. Comunque un, è una gemma assoluta, insomma, di, di, di questo sport, se non altro in tempi recenti e probabilmente anche in termini storici. Ritieni forse che eh, sia stata una, una eccezione, sia probabilmente una rarità cercando di spingersi più avanti eh, nell'andamento della carriera di Adesanya Oppure può essere un qualche cosa? Questo livello insomma, di incontro possa essere un qualcosa a cui può giungere in maniera significativa, in maniera eh, continuativa nel, man mano che il suo percorso nel mix martial art prosegue e, e migliora insomma, il, suo, il suo bagaglio di, di armi a disposizione in questo sport. Guarda, il punto, secondo me, è che dipende sempre molto dal suo avversario più che da lui. Cioè, se il suo avversario fa un match molto aggressivo, cerca la bagarre, in qualche modo rende molto dinamico l'incontro, allora dall'altra parte il designer deve rispondere a ritmo e quindi magari il match può diventare spettacolare. Nell'altro senso, invece, secondo me, è di prassi, ecco, se l'avversario non è particolarmente aggressivo, è difficile che lo sia desagna, che però è un fighter che sa essere predatore nei momenti decisivi. C'è un fighter che se poi eh, capisce che sei in difficoltà, il Messi di Wilkinson in questo caso è per esempio abbastanza calzante, esatto, è emblematico, appena sente poi l'odore del sangue, lui poi ha questo atteggiamento predatorio, ha il, la finalizzazione. Solo che non è un fighter, come dicevo prima, vive questo paradosso un po', è un fighter... Oggettivamente molto bello da vedere, però non sempre spettacolare, perché nel senso la spettacolarità nell'MMA um, è fatta anche proprio dal, dall'azione, cioè, nel senso, per dire, il, Robbie Lawler, per fare un esempio, non è un fighter estremamente aggraziato però è certo che i match di Lawler sono sempre uno spettacolo ecco forse a Desagna è l'esatto opposto appunto una danza molto bello nel gesto però nel suo complesso secondo me non sarà mai un fighter eccezionalmente spettacolare ecco si perde nell'estetica dici tu No, è molto conservativo, un atteggiamento, secondo me, cioè sono quei fighter che hanno un atteggiamento molto pratico, molto che bada poco allo spettacolo, cerca soltanto di, di vincere col minimo sforzo, o di vincere anzi, soprattutto, col minimo rischio. Ecco, in questo senso, un atteggiamento molto alla SPP della guerra molto alla GSP. GSP sì, diceva sì, così: sì, diceva sì. io voglio vincere col minimo rischio. Se poi voi vi rompete le c***e, non è un problema. Beh, secondo me, comunque, anche lo stile che, che possiede Adesania ti porta poi necessariamente a non considerarlo un, uh, un GSP 2.0. Intendiamoci nel, nell'indole, è sicuramente nel, nel carattere, come dici tu. Eh, il fighter conservativo che, che cerca di portare a termine il compito nella maniera più semplice possibile, diciamo. però, poi è lo stile che lo porta comunque ad essere considerato un esteta, no? un artista, ecco proprio nella, nel senso vero del termine: no? all'interno della, della gabbia, perché il suo stile, seppur molto pragmatico e mirato al, alla concretezza, finisce poi inevitabilmente per essere spettacolare, danzatorio, canzonatorio. Perché lui è così, perché lui esprime quel tipo di, di combattimento, no? Sì, sì, certo. Ecco, giusto per rientrare un attimo nel, nella logica di, di questo incontro, da un punto di vista tecnico, diciamo quali appunti un eventuale sfidante, in teoria in un futuro prossimo, o nell'isola che non c'è, dovrebbe essere Paolo Costa, ma eventualmente anche altri in futuro, eh, quali appunti dovrebbero cogliere da, da, dalla prestazione eh, che Gastelum ha disputato contro Israele a Desagna nella logica di trovare una strategia per battere Israele Desagna? Quali aspetti possono essere di interesse da questo punto di vista? In questi giorni... Ne ho guardato qualche match di Paolo Costa quasi casualmente. Mi rendo conto che è un fighter che riesce a mangiare un'infinità di colpi ed abbattere i suoi avversari praticamente sul, sul piano dello striking, annichilendoli praticamente, cioè lui va avanti, non perde un centimetro. riguardate il match contro Romero, in particolare. Va avanti, non perde un Questo centimetro, mangia i colpi e, e riesce poi a sopraffarli sullo stesso piano. Quindi è un fighter che fa dell'atletismo e della capacità di incassare della forza fisica i propri punti forti. Io credo, avendo rivisto fino ad oggi i match di Esania, che per lui in particolare l'avversario più probante è sempre il grande. Scusate il gioco di parole, il, il forte grinder, diciamo. Se un grinder eh, riesce a, a, ad eseguire perfettamente il proprio gioco, secondo me è il tipo di fighter che può mettere più in difficoltà. Ad Esania. Però, ragazzi, quello con Paolo Costa, parliamoci chiaro, è un dream match davvero. Sono due imbattuti. Costa ha dimostrato di meritare lo spot da primo contendere al titolo. Quindi, secondo me, andremo a vedere eh, qualcosa di, di, di assolutamente spettacolare e valido sportivamente e tecnicamente con Cordigian. Sì, sì, per me, guarda. Allora, Costa può essere in realtà il peggiore stilisticamente. Può essere sia uno spauracchio per, per Adesania, ma in realtà potrebbe anche essere. Il fighter che è iperaggressivo, che a testa bassa, appunto aggredisce con sequenze molto lunghe di colpi, per un counter come Adesanya potrebbe anche sposarsi bene, cioè, nel senso che in linea teorica soltanto eh, per un counter, un fighter molto aggressivo, che si espone molto, è forse il prototipo di fighter che, eh, che vorresti incontrare con le tue caratteristiche. D'altro canto, però, quando vedi il ritmo e poi vedi la, la determinazione e la, la, il livello di competizione eh, che può portare, appunto, Costa. In quel senso lì allora può richiamare quello che ha fatto Gaston, quello che ha fatto in parte anche Vettori, cioè fare la guerra. E quindi quando poi il match non è così pulito, ecco, sporcare il match può essere un fattore contro Designer, perché il match più pulito ne esce per forza la sua tecnica cristallina. E costa quello può farlo, può sporcare il match, e, e... poi può, ecco, un altro aspetto: può fintare molto, che è un aspetto che può mettere in difficoltà i Counter-Striker. E quindi è, è, è difficile da leggere come match mh. in base alle caratteristiche, però il valore di Costa ci fa pensare che è l'unico contendente veramente credibile in questo momento. Secondo me, il più credibile. Ecco. Certo, c'è da senso, dire Gianni sì. che sia Branson che Whitaker hanno provato a sporcare il match contro la Desania, però hanno, hanno preso la peggio, tutti e due, praticamente. poi sì, sì beh, non so, Gastelum faceva quel, quel salto in avanti per arrivare a corta distanza e far valere le sue, le sue braccia più corte, ma magari veloci no, nel, nella corta Gastelum distanza. Gastelum tecnicamente è veramente mm. bravo. Esatto, in questo senso anche Costa, può, se Costa riesce a combattere, a, a non soffrire le distanze, a non permettere a De di gestire alla perfezione le distanze e di arrivare a corta distanza con le sue combinazioni, veramente può fargli del male per adesso forse il, diciamo il prototipo di fighter con il quale abbiamo visto più in difficoltà più a disagio è stato appunto il counter il counter, perché spesso si dice il peggior avversario per un counter striker è un altro counter striker infatti sì, come si rischia il match la no? fatica sì, sì sì esatto come vedere due wrestler che puntano tutto su quello quindi sai è, è difficile è certo che però Adesanya ha fatto vedere di essere proprio difficile da battere difficile, è, è, è difficile da, met da mettere in difficoltà cioè, da è mettere sotto anche in mentalmente eh. cioè, lui quando, quando sembra mentalmente star subendo l'avversario riesce ad avere quella spinta in più che secondo me è caratteristica in dimensione estremamente diversa anche di, di Derek Lewis no? Quel, quando lo vedi Anzi, lui si sì, in maniera estremamente più acuta, questa cosa, quando lo vedi nella, nella sua maggior difficoltà, è probabilmente il momento in cui ti devi guardare di più. Ma dipenderai la... anche, anche l'ulla. Anche l'Oler si, sì, ah, si caricava quasi, no? cioè... Sì, sì, sì. Anche l'Oler è, è vero. L'Oler ha trovato qualcuno in, in Covington capace di abbatterlo sul suo, sul suo piano, quindi sulla scazzottata libera. Sì, Ma secondo me, sì, però l'Oler era già un Lowler eh, in fase estremamente me, calante penso... di... Sì, il miglior Lowler. Eh... È stato quello è... contro Rory McDonald, eh beh. beh, sicuramente visto, è stato citato più volte. Eh, urge poi una puntata su, diciamo, il periodo storico, quella finestra storica di Robin Hooder, quella serie di incontri spettacolari. E, almeno, io ci tengo a farla. Poi <ride> credo anche gli altri, sì, anch'io, anch'io me lo l'annunciamo. Promesso, promesso. Eh. Chi è romantico e passionale non può rinunciare a una puntata su, su Loller, sicuramente anche perché non t noi no? Ma guarda i match, voglio dire, guardare anche 5, però cioè, sono sempre molto divertenti. Però abbiamo eh, ancora un incontro da commentare eh, per certi aspetti, forse da un punto di vista tecnico, comunque di prestazioni, forse da poteosi in questo momento, della, delle abilità, del talento, della carriera di eh, Israel e Designa. Parliamo della riunificazione dei titoli middleweight in UFC, eh, avvenuta a UFC 243 nell'ottobre 2019. Eh, Designa sconfisse in tale occasione eh, Robert Whittaker per KO dopo tre minuti. 33 secondi nel eh, secondo round, eh, Giovanni, tu l'avevi definita appunto la, la migliore versione, o comunque la migliore, una delle migliori prestazioni, se non la migliore prestazione messa in mostra dall'ottagono da Dall'est da Bender. Diciamo, uno legge il risultato, vede l'incontro eh, senza avere un occhio particolarmente tecnico, e può essere tendenzialmente d'accordo. Entrando però nel dettaglio, che cosa rende speciale questa performance? più il fatto di aver espresso proprio la, la propria superiorità dal punto di vista mentale, tecnico e fisico o per certi aspetti anche aver annullato uno dei fighter più pericolosi e più vincenti nel periodo recente nella divisione di peso come Whitaker. Ma direi sicuramente la seconda, Whitaker, secondo me in assenza di Adesania sarebbe stato un campione molto, molto longevo. Ora non so come reagirà alla sconfitta, all'ultima sconfitta che ha preso, che è stata piuttosto schiacciante, no? quella appunto contro Adesania, ma Robert Whittaker, secondo me, è uno di quei fighter da Sprawl e non Brawl, da Sprawl e Technical Striking migliori che ci siano nel, nel roster UFC. Anche lui, secondo me, l'unico match che abbiamo visto insieme a Gianluca, proprio live, è stato il match. Ricordi Gianluca contro Jacare? Un match perfetto eh certo. di, di Robert Whittaker. Whittaker è uno dei fighter più forti che ci sono nella, nella divisione dei pesi medi, però Adesania pur avendo delle caratteristiche per certi versi simili, perché anche lui è un fighter da sprawl, diciamo comunque wrestling difensivo, minima legata e successiva slegata con um, il ritorno allo striking. Anche Whittaker è in quel modo, seppur lui facesse del pugilato, secondo me eh, la, sua, la sua carta migliore, del pugilato applicato all'MMA, mani molto veloci, preciso, chirurgico, capace di affondare, capace di avere il colpo da KO e anche di demolire l'avversario. Io credevo che Whittaker riuscisse a dare un po' più di battaglia ad Adesania, solo che forse ha rischiato un po' troppo, ha rischiato di aprirsi e di voler fare l'aggressore su un Adesania invitato praticamente al counter-striking e quindi all'utilizzo all della sua carta migliore. Anche Robert Whittaker, dal canto suo, è un counter-striker, è un fighter che finta molto. Che finta il cambio di livello e poi va al volto, finta il colpo al volto e va al corpo. È un fighter molto estroso anche dal suo punto di vista: dal punto di vista del pugilato, sebbene non abbia dei colpi eccessivamente spettacolari. È uno che fa della, della qualità vera, del pragmatismo. Eh, la sua, la sua, una delle sue carte migliori sicuramente ecco a me ha molto impressionato Israel Adesanya nel combattimento contro Whittaker e chiunque avesse delle riserve fino a quel momento sul fighter nigeriano io penso che da quel momento in poi smette fondamentalmente di averne no? perché è, è una masterclass quella che, che mette su Adesanya ecco come vengo e ti batto il campione è stato uno dei match titolati in cui lo sfidante surclassa il campione più, più schiaccianti. Adesania rischia già di metterlo KO alla fine del primo round. Il round poi finisce nel secondo, concretizza tutto. Ma è una dimostrazione di superiorità, secondo me, dal primo all'ultimo secondo del match. Whittaker non ha mai una finestra in cui riesce a prendere totalmente il tempo e dire adesso metto a segno un colpo davvero pericoloso. Rischia. Eh, di, di, di scoprirsi per far scoprire Adesania in una maniera che non succede mai fino all'inevitabile capo subito. Sì, e poi se notiamo anche, eh, c'è un po' l'aspetto che avevamo eh, diciamo visto nel, nell'esordio: eh, il fatto che Whitaker deve spendere veramente moltissime energie per arrivare a, a corta distanza con, con Adesania, lo vedi molto mobile sulle gambe. E, e si vede che le energie che sta sprecando Whittaker sono molto, molto superiori a quelle che invece sta sprecando Desania molto composto, molto rilassato. Molto... Quindi è già proprio quasi, ancora prima che arrivino a, a colpire, secondo me è già quasi chiara una superiorità di, di Desania quasi a livello di gioco di gambe, di gestione delle distanze, di fluidità, di elusività. Cioè, Whitaker è, un, è uno che fa della, della mentalità, uno dei suoi punti di forza, in quel match sì. non c'entra mai. C'è da dire anche che Adesani ha la struttura fisica di un peso massimo, fondamentalmente alto, 1,93 m. Io credo che al di fuori del cioè off camp girerà intorno ai 100 kg. È, è un, davvero una bestia fisicamente parlando. Poi, sicuramente. Ti voglio chiedere ha... una cosa: secondo voi può, potrà combattere anche una categoria sopra? Nei massimi leggeri, secondo me quella sarebbe idealmente la categoria della, dei, dei suoi giorni, poi finali. Eh, ha già 30 anni, però non sembra essere minimamente minato nel fisico, neanche men meno nella mentalità in questo momento. Io credo che lui abbia, se continua così, ancora parecchi match eh, nel suo futuro. Qualora volesse spendersi, ecco. eh sì. Una domanda sembra relativa al futuro, che per certi aspetti ci può portare alla conclusione, eh, relativa al fatto che. Certi aspetti, eh, Adesagna rappresenta eh, l'ideale per essere un fighter, una star eh, che rappresenti al meglio questo sport, se non altro per il fatto che, a differenza di tanti nomi come Jones, come McGregor, non sembra essere ad uso a farsi coinvolgere da questioni legali che richiedono interventi di forze dell'ordine, almeno per il momento, però tocchiamo ferro che non capiti che non gli capiti prima o poi. Per adesso la passione per la coca non gli è ancora, non è ancora, non gli è ancora venuta. Modo. No, c'è quella per le donne, ma Svidal <ride> dichiara di averlo visto, averci fatto amicizia, averlo preso in simpatia in uno strip club, mentre lui era senza maglietta, circondato da donne, lui l'ha visto da lontano, si sono salutati, hanno fatto conoscenza in questa maniera però non è non, non è attratto dal mondo droghereccio ecco vabbè però secondo me cioè, ci può stare no? un atleta, anzi cioè, voglio dire ci mancherebbe e quando poi eh, c'è tutto il contorno no? che... che rischia di detenerare la cosa no no sì assolutamente Lo possiamo certo a fargli la morale ecco no eh. no, no è assolutamente in fase salutare <ride> ad esame quello è, è proprio teapere, per questo sì, anzi sì. cioè e su questo aspetto, appunto, il fatto che abbia questa personalità un po' diversa dal solito, appunto, anche passioni da nerd per i videogiochi così, lo rende effettivamente un, un volto ideale per questo, per questo sport. Per, non magari raggiungendo i picchi di McGregor, che per certi aspetti è un, cosa, un fenomeno irripetibile, o Ronda Rousey, che è una cosa ancora più diversa, ancora più precipua nei suoi fenomeni, nel suo sviluppo, però può diventare una, una mega star. Ritenete che. Questa, questa speranza abbia delle, delle basi ben riposte e che effettivamente quello che abbiamo detto più volte in questa puntata è il fatto che abbia uno stile di lotta che in apparenza è molto spettacolare ma nella sostanza poi eh, è forse più concreta che spettacolare per certi aspetti possa essere anche un po' un ostacolo eh, cioè, tradotto, eh, questo stile di lotta che eh, Adesanya ha messo in mostra sin qui in Queen, UFC eh, ci ha regalato appunto belle prestazioni, match spettacolari Ma ci ha regalato, come abbiamo visto di recente Anche un match assolutamente dimenticabile Come quello contro il Romero E diciamo, una... un passaggio a vuoto ci può anche stare all'interno di una carriera Non è che tutti i match devono essere spettacolari Però se dovesse proseguire su questa falsa riga, eh, Non avendo magari carisma naturale nazionale per certi aspetti di un GSP forse a Designia possa avere un certo limite da questo punto di vista cosa ne pensate? Ci può stare nel senso che lui allora me naturalmente non è un personaggio cioè fa un po' l'antipatico fa un po' quello che però è non, un non mi, siamo... eh, sì, mi sembra un, esatto, un, un personaggio naturale cioè mentre McGregor o Silva avevano quella personalità e poi devo dire non soltanto la personalità Avevano questo aspetto di andare a fare il match per dare spettacolo, per, per finalizzare il prima possibile, per dimostrare di essere molto, molto più forte del, del suo avversario. C'era cioè, questa, questa personalità anche un po' megalomanica che però in un aspetto come quello dell'MMA esalta no? la natura del combattimento, esalta la, 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 la supremazia del campione. E in questo senso non credo che possa ricalcare queste orme, però credo che potrà avere un regno molto longevo e questo forse è anche più importante io voglio deviare un po' da, dalla domanda arrivando a dire addirittura che secondo me lui nelle categorie inferiori a quelle dei massimi leggeri è l'unico fighter capace di poter tenere testa a John Jones secondo me poi nelle superiori ci sarebbero Mioji, Chengannu per come la vedo io però dai medi Secondo me è l'unico a potersi permettere di parlare di un eventuale super match con John Jones. E probabilmente quello che gli manca in questo momento è un minimo di sicurezza, è proprio quella capacità di naturale, magari, alla... al conflitto, no? all'affronto. Eh, perché oggi ne parla, come ma oggi ne parla però sempre da lontano. Me, ma... Oggi come oggi conviene più Adesanya, cioè mi sembra che in questo momento Adesanya sia in crescita e Jones, cioè nel senso che il match che vorrei vedere è un match spettacolare. e Sì, anch'io. E poi, anch insomma, sali le proporzioni, moltissimo. comunque sali di categoria, mentre Jones sarebbe la sua categoria ideale, e poi Jones è un campione molto più affermato, quindi con, con molta più esperienza, cioè tutto. Però mi sembra che il trend, mi sembra che in questo momento Adesanya sia più in forma, più focalizzato, anche perché Jones poi Sappiamo anche un po' le cose extra. Mm. Sì, sì, è proprio per questo ti dico: mi piacerebbe eh. molto vederlo magari in questo momento un match del genere. Eh sì, eh. Sì, sì, sì. No, 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 anch'io lo vorrei vedere, sicuramente. Devo dire che Jones a, questo a, livello forse... di, a livello di qualità assolute probabilmente è migliore di Adesania, però secondo me ha Sì, però alle non, lo carte, so, non lo so, non lo so. È guarda che anche può darsi, può darsi, però Adesania. Adesso limiti veri ne ha fatti, fatti vedere pochi. sempre sì, di sono d'accordo. Parliamo sempre di poteva, poteva avere un dominio più, però è eh, limiti pochi. E poi, soprattutto, ha una difesa pazzesca di atterramenti. Quindi, sarebbe difficile portare il match nel grappling. E nello striking, sinceramente, forse, forse in questo momento mi sembra che, che Adesanya abbia qualcosa in più. Cioè, sì, pure secondo me, proprio per questo ti dico, mi suonerebbe molto interessante. Anche se io credo che Jones, se decide, può portarlo a terra. Eh, non lo so, se cioè, nel che senso, se concentra il suo game plan fine, il suo di, game plan su questo so, gli ultimi match che abbiamo visto però di, di Jones non è riuscito a portare a terra il suo avversario. Ma Jones fondamentalmente ha tentato di fare match di kickboxing sia contro Marreta che contro Dominic Reyes, secondo me, ha tentato due takedown, non è riuscito a portarli a termine. Non, non ci ha provato più, cioè non, non ha provato in maniera estenuante a portare a termine. Per Jones avversari. è difficile, però, che imposti un match sul, sullo sul wrestling, eh? cioè, raramente, sì, è vero, so, è no? vero, Per partire vero, a cercare di atterrare al massimo, Ma infatti, lo una difesa di chiaramente, sì, lo vedi? Nel... No, no, sono d'accordo con te in questa cosa. Vero. Però ti dico: il, il Jones che preferisco io è quello che ho visto contro Gustafson la seconda volta o contro Cormier nelle due volte. Ad esempio, che quando c'è da fare wrestling non si tira assolutamente indietro. Io quello voglio vedere da parte. Sì, però sai secondo con Cormier dobbiamo mettere sempre un asterisco, per quel Jones lì. Siamo d'accordissimo. Io parlo proprio nell'espressione poi della, eh, del sì, GS. No, ma quello sono d'accordo, quello sono d'accordo. Cioè... No, no, no. Beh, insomma, sarebbe un match sicuramente fra i più interessanti di quelli. Finali. Anche, forse anzi ancora di più, prendendo in considerazione il primo con Cormier. No? Cormier diceva io ti porto a terra tutte le volte che voglio. Poi l'unico invece ad aver subito takedown in quel match è stato lui, perché Jones dal punto di vista del wrestling è stato sorprendente, secondo me. Secondo me, non, non, cioè io prima di guardare il match non credevo che lui potesse tener botta a Cormier dal punto di vista della lotta, invece poi è successo. Per questo dico, ho rivalutato in quel match. Il wrestling di, di John Jones, che secondo me è probabilmente il migliore nei massimi leggeri, e, e può giocarsela anche con. Uh, questo è vero, però questo. Già sembra. No, anche a me sembra molto. Anche a me sembra meno. E anche dal punto di vista della narrativa, la sfida con Jones sarebbe forse punto di svolta anche dal punto di vista dell'immagine per Adesanya, trovando forse quello che. Forse un po' una semplificazione non necessariamente il paragone giusto, trovando forse il suo Chelsonen come è stato eh, quello che ha rappresentato appunto per la carriera di Anderson Silva, cioè un personaggio con una personalità che possa per certi aspetti attirare eh, la loro sfida eh, attraverso anche diciamo un build up che... Eh, in, in teoria sarebbe essere abbastanza ruvido o mh, un più ampio pubblico in un certo senso, non so poi effettivamente chi possa essere il face o Lil in una dinamica del genere provo a immaginare che Jones possa essere il heel e, e ad design <ride> il face, face è però comunque sarebbero sì. due personalità <ride> cioè una personalità, quella di Jones un po' falsa diciamo no? Insomma, diciamo che rispetto a, a, a quello che dice e quello che fa c'è cioè una, una certa disconnessione Comunque è una personalità di un certo rilievo, quella forse più forte che si troverebbe ad affrontare eh, rispetto a quelle che ha, che ha visto nella sua carriera, al di là di un insomma, forse sì, va eh, comunque fuori dal suo prime e tutti gli altri eh, ottimi fighter, però non un fighter di grandissime personalità. Jones sarebbe un passo di livello anche a livello di fama diverso. Ecco. Ma Jones è un. È Un il naturale, come dicevi tu prima, proprio per l'atteggiamento che mescola il, il vero al falso sempre. Per creare una buona bugia devi mescolare il vero al falso. Jones lo fa sempre. Jones è un... Però con Cormier è passato sempre come face, questa è una cosa particolare, perché c'è un po' quella... Cioè... Ma io non l'ho percepita sinceramente così, io l'ho sempre percepita eh, come però... al contrario: Cioè, Cormier è sempre stato il face. Eh, eh, ma Jones è stato lì contro chiunque fondamentalmente è sempre stato quello dagli atteggiamenti più schifosi passatemi il termine più irrispettosi, più cattivi no? però c'è una cosa un aspetto particolare della psicologia del, del, del fighting e anche dei di, di, di tifosi diciamo degli appassionati nudi e crudi del mondo del combat sports che certi fighter che possono anche essere, diciamo, non propriamente irreprensibili per quello che, che fanno fuori e anche dentro dalla gabbia, però se sono così forti, se sono così cool per certi aspetti, sono più apprezzabili invece di un fighter come eh, Daniel Cormier, che insomma, non è certamente un fighter scarso assolutamente, però eh, è il simbolo delle cose fatte per bene, diciamo, e, e, e l'attrazione la, degli combat sports è quella di avere delle persone un po' ai limiti eh, della, della legalità per certi aspetti. D'altronde, per esempio, cosa stavamo parlando all'inizio della, della puntata? Di un evento che è praticamente al limite della legalità. C'è sempre questa tensione ah. verso le figure negative che sono delle sorte di antieroi sì, sì 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 ma questa è una lettura però sbagliata no io credo dal punto di vista anche del, del lettore no quando va a vedere appunto va a fare poi la tara di quello che può valere umanamente un Daniel Cormier di quello che può valere umanamente non che noi do dobbiamo giudicare queste cose però dico ognuno poi si fa la sua idea no e quindi quando tu vai a guardare a Cormier quando tu vai a guardare Jones tu Diciamo, con spirito critico sai da subito umanamente chi è il face e chi è Poi con tutta la, la, la dietrologia che, che dici tu, effettivamente si può arrivare a qualsiasi cosa. E' eh, eh. perché, perché mi ricordo insomma, i vari face-off, i vari weigh-in, o occasioni in cui si trovavano in pubblico, conferenze stampa in cui Daniel Cormier diceva sostanzialmente la verità, che Jones è quello, quello, quell'altro, <ride> e la gente che lo fischiava e... Il pubblico lo esatto, fischiava, cioè... sì, perché è innamorato... Ma perché Jones è, è fondamentalmente, stiamo parlando perché dis, lo vorrei discostare appunto dalla figura di, di Jael Sonnen, ma come costruzione della storia ci sta assolutamente quello che hai detto tu, ma Jones è, è il boss finale di qualsiasi videogioco, voglio dire. E sebbene più volte pescato col doping, più volte pescato con le droghe, è fondamentalmente l'uomo che non è stato mai battuto. Quindi non è visto magari come un Adesanio, come un Khabib, che sono da meno. Da meno tempo nello sport e ai livelli che contano, diciamo, perché Jones è stato campione del mondo a 23 anni. È il più giovane, è sempre stato nel giro titolato, pure quando gli hanno tolto il titolo, poi ha sempre rivinto i match, quindi è tornato in possesso del titolo. È uno che come George S. Pierre è stato sempre al massimo della scena diciamo e ricollega i fighter uh, di MMA 1.5 diciamo gli la versione 1.0 con i 2.0 con l'evoluzione si è sempre adattato si è sempre evoluto ora forse è il suo momento di stallo diciamo però rimane secondo me virtualmente il boss finale cioè l'atleta il fighter più forte che ci sia in circolazione quindi battere lui ti dà una visibilità una, una legacy che non potrà mai più essere messa in dubbio in nessuna maniera. E' in questo senso che io penso che alla fine il match convenga molto di più a Desagna che a Johnson: nel senso che a Desagna veramente battendo Johnson verrebbe elevato. Avete che sarebbero altrimenti inarrivabili, eh, e secondo me è quello che Johnson sarebbe quello che rischia di più. In questo momento, cioè devo dire che Jones secondo me è lontano in questo momento dal suo prime e, sì, concordo. e come negli ultimi due match state evidenziate i suoi attuali limiti secondo me a Designa sarebbe un fighter di più alto livello rispetto a, ai fighter incontrati negli ultimi due anni ad esempio da Jones. Anche più di Reyes? Eh, molti sì, secondo me sì, nettamente. Sì, Reyes, no? cioè, Adesanya è un campione, vera. Reyes no. Cioè, Reyes non è arrivato è lì con, eh, con delle vittorie eh, folgoranti, voglio dire. Mi pare il match contro Zemir fu un match molto, molto equilibrato. Sì, cioè, io non vedo Reyes, sinceramente, che se non ci fosse Jones sarebbe un campione longevo, mentre Adesanya è questa roba qua. Cioè... Poi comunque Jones in passato ha avuto anche queste vicende qui che non sai fin dove c'era il Merito sportivo e fin dove c'era il doping, adesso non c'è più il doping e Jones non è più il campione più brillante. Non, più è, dominante, dominante, più non forte, è brillante, più... eh, 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 non è brillante, quello. Conta non lo so, io certo. Sicuramente era andato incontro a test antidoping anche prima e la sua versione 23-24enne era veramente fenomenale. Penso concorderai, no? Sì, però vabbè, dopo entriamo in un discorso un po' lungo. Sicuramente, Jones è stato uno dei fighter più talentuosi e più forti della storia delle MMA. Secondo me certi, certi trascorsi ci impediscono di, di valutarne veramente il valore in un modo come dire limpido. Eh, cioè, che fosse un fenomeno è chiaro, però fino a quanto i suoi meriti siano stati tali, viste le due vicende per doping, secondo me. Non possiamo mai. Non so. Faccio veramente penso. fare una fatica a fare una valutazione così cristallina. Cioè, tu per esempio, prima citavi eh, Saint-Pierre, ma di Saint-Pierre eh, cosa si può dire? se non anche Niente. il suo dominio è stato totale invece di Jones qualche asterisco bisogna mettere nonostante ripeto a livello di talento è uno dei più grandi della storia dell'MMA questo è in dubbio voglio dire cioè, è, è... anche perché abbiamo visto fight iperdopati che mi hanno preso di santa ragione no? ne citavamo nel sì, scorso ne parlavamo podcast sì, esatto. ora Griffin sì. potevi anche dargli la, la farmacia di, di... Eh, di Belfort e lui comunque le prese. C'è cioè, eh, da dire che Griffin, non per, non per giustificarlo, ma lui è stato uno di quei fighter che si è sempre allenato e ha sempre combattuto da infortunato praticamente. Cioè lui non aveva posto praticamente nulla dalla, da, da, dalla fine del tuffo 1. Ha sempre avuto problemi con spalle, legamenti. Eh, non è una giustificazione questa assolutamente, però è uno di quei fighter che ci tengo a dire ha dato tutto lui per, per lo sport sicuramente è stato uno il primo astro no, dell'Ufuno per... importanza relativa diciamo nella, nello sport io Direi giusto tre cose dopo questo lungo scambio su ipotesi del a John Jones. La prima è che avete messo ancora più hype di quanto non ci sia già per questo incontro, e questo va bene. La seconda è che prima o poi ci chiederanno una puntata su John Jones, e quindi eh, regolati di conseguenza. Sono, io sono regolatissimo. <ride> e la terza è eh, insomma, questa ipotesi della, della farmacia di Belfort eh, sarebbe da studiare anche in ottica coronavirus, perché magari insomma, qualche combinazione potrebbe esserci la cura per il virus. Perché tutto quello che c'è in quello scrigno <ride> in quello scrigno di sostanze ecco per me TRT Vitor, T.R.T. Vitor è stato uno dei combattenti più spaventosi mai visti all'interno di un ottago non so cosa ne pensate voi in, in, queste, in questi termini Beh, spaventosi proprio. sicuramente <ride> lui, Vanderlei Silva anche Vanderlei comunque aveva un faccino abbastanza temibile <ride> <ride> facciamo il reparto storico. Facciamo la prossima. Vabbè, voteranno sempre <ride> i ragazzi sul gruppo Telegram. La ah, prossima in realtà è già stata decisa. non sbaglio sì, La prossima eh, sarà eh. appunto una puntata su GSP, ma eh, dopo quella con, su GSP, eh, insomma campo libero, un campo libero ad ispirazioni e giusto, però... giusto, giusto, giusto sappiate che avete so che è un argomento, lo dicevo perché è un argomento magari un po' spinoso e può portare a discussioni l'ipotesi La... di John Jones prenderà quota diciamo quindi prima o poi ci tocca per tutti gli aspetti quindi... Sì, quindi... E Gianluca sarà molto più esaltato di me nella prossima puntata e <ride> eh beh <ride> Beh, d'altronde è un po' che non polemizziamo e un po' di eh, polemica ci sta. E eh, terapeutica. Dopo un po', abbiamo perso la, la cazzina, non so. Sì, sì, ci manca eh, qualcosa. Non... Manca un po' di cattiveria. Agonista. La vecchiaia. Eh, esatto, siamo imponiti, ormai ci siamo ramolliti. Cioè... Va bene, diciamo che questo è il momento del podcast in cui la quarantena entra in gioco, entra in vena e quindi forse è meglio... È meglio chiudere, vi ringraziamo ovviamente per averci ascoltato. Eh, ci saranno, insomma, continueremo. Eh, a Annetto, insomma, degli sviluppi dell'attualità con questo, questa falsa serie di puntate. Poi, eventualmente se, quando, dove, perché ci dovesse essere un UFC 249 e qualsiasi altro evento lo andremo a commentarlo. Cordiamo i contatti Facebook, Instagram, Twitter e il citato gruppo Telegram dove confrontarsi o dare ipotesi, insomma, idee per le prossime puntate. E fighter di cui parlare, passiamo ai saluti, da questa parte il microfono mi saluta Stefano, ciao a tutti, da Luca, ciao a tutti ragazzi e ciao a tutti da Giovanni, alla prossima! E al prossimo episodio con M Talks podcast.